Benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi vi volevo parlare di un film che ho visto ieri sera. Assolutamente questa recensione, questa review, tra virgolette, chiamatela come volete, non sarà spoilerosa, non ci saranno spoiler assolutamente di nessun tipo, quindi potete tranquillamente guardarla. Però quando l'ho vista ho detto no, io devo assolutamente parlarne. Quindi benvenuti in questo nuovo diario. Oggi andrò a parlarvi proprio di Guns Akimbo, questo film in cui protagonista Daniel Radcliffe nei panni di Miles, che tra l'altro, tra parentesi, ormai devo assolutamente togliermelo dalla testa, nei panni di Harry Potter, ma è difficile per tanta gente secondo me fare questo sforzo, però ve lo consiglio, perché in questo film qua ha recitato benissimo. Comunque, beh, innanzitutto mi ha colpito la trashaggine incredibile, però non è quella trashaggine brutta, quella proprio dove è fatta male nel senso di regia, fatta male nel senso di tagli e quant'altro, come potrebbe essere uno Sharknado. Ragazzi, è una boiata incredibile, però vabbè, lì fate conto che c'erano parti in cui fuori pioveva, c'era l'acqua alta, in casa non c'era, poi esce non piove più, insomma ragazzi, delle robe. Io vi dico, recuperate i vecchi video di Yotobi quando ne parlava, perché merita un sacco. Però ecco, non è quel genere di trash, è quel genere di trash che mi ha ricordato molto Crank, High Voltage, che per chi non lo sapesse o non lo conoscesse è il film, quello dove c'è Jason Statham, che praticamente ha una sorta di cuore bionico, e lui per rigenerarsi, per prendere diciamo energia, deve attaccarsi al generatore di corrente, attaccarsi alle batterie. Ho detto tutto. Quindi mi ha ricordato quel genere di trash. È un genere studiato apposta per essere trash. C'è Radcliffe, Daniel Radcliffe, nei panni di Miles, è un programmatore, uno sviluppatore di giochi, lavora come sviluppatore, però è il classico, tra virgolette, sfigatello. Quindi asociale, si rapporta con fatica, magari con le ragazze, impacciate e quant'altro. Però cosa fa? Un po' come tanta gente fa su YouTube, eccetera, fa il classico leone da tastiera. Quindi lui quando è al lavoro, comunque quando è a casa, si diverte a prendere in giro, a stuzzicare, stigare le altre persone online, nei commenti. Il bello qual è stato? A un certo punto lui ha scoperto, o meglio, sì, ha scoperto Schism, praticamente questo gioco qui, che si può guardare solamente nel dark web, tipo, tutto organizzato da degli psicopatici, si divertono a vedere, ammazzare le persone, vedere uccidere, praticamente, ma no come forma, tra virgolette, tortura o che, no, però dal punto di vista come se fosse in un gioco. Quindi ci sono dei protagonisti, ok, ci sono delle persone che devono andare in determinati posti e sono ripresi da un botto di telecamere, droni e quant'altro, a livello proprio globale, non è una roba piccola, e vengono ripresi mentre vanno e fanno stragi. Lui cosa fa? Si è divertito e ha iniziato a stuzzicare, a stigare proprio quelli di Schism, dicendoli, additandoli come persone sfigate, tra virgolette, che vanno a guardare della gente che viene ammazzata fondamentalmente, quindi inizia a criticarli. Il problema qual è? Che senza accorgersene ha stigato l'admin proprio del gioco. Si è trovato praticamente una squadra della Schism proprio in casa, che l'ha preso, sedato e gli ha bullonato. È proprio così, bullonato, due pistole sulle mani. Ho detto tutto. Quindi si ritrova lui come obiettivo di far fuori Nyx, la campionessa Nyx. Potete capire come lei fa fuori tutti nelle maniere più acrobatiche possibili. Lei che è un'assassina esperta contro di lui, che è uno sfigatello. Ovviamente anche lei ha l'obiettivo di far fuori lui. Entrambe con il discorso dove lei, se riesce a far fuori lui, viene liberata da questa condanna, mettiamola lì, di assassina provetta per questo gioco, quindi può smetterla di fare questo gioco, mentre lui, se non ce la fa, muore. Quindi o ci riesce o muore, e questo è l'incipit. Non vado oltre, non vado a spiegarvi assolutamente come va ad evolversi, però perché mi è piaciuto e mi è divertito, perché fa ridere nei punti dove non dovrebbe far ridere, quindi nelle kills, nel modo in cui vengono ammazzati, a volte fa ridere
tipo la regia, la camera, vedere come si muove, come fa vedere le sue espressioni, la musichetta sotto, poi lo stile, dove puntano a mettere proprio in sovraimpressione sempre magari i colpi delle armi oppure delle le musichette arcade quando fa le uccisioni. E veramente, ragazzi, mi ha ricordato tanto, proprio per il livello anche un po' di dove va a spingersi, di violenza tra virgolette, proprio Crank. Quindi tutto quello stile un po' splatter di uccisioni, però girato benissimo, divertentissimo. E ovviamente quando lui si è messo, è perché dico che è geniale, quando lui si è trovato, no, le due pistole impiantate nelle mani, le domande vengono a tutti: ma come fa a gestirsi adesso le cose? E loro ci riescono a far star su bene questa cosa qua, non te la fanno pesare, sono divertenti, ti ci mette le condizioni, fa vedere le difficoltà e tutto. Tutto sempre studiato per essere ironico, divertente, fino in certe battute. Ragazzi, è una chicca trash. È studiato apposta a monte per essere sopra le righe in tutto. È un film da prendere e da guardare alla leggera, tra virgolette, quando hai proprio voglia di divertirti, farti due risate, nonostante il tema sia così splatter, tra virgolette. Quindi, ragazzi, io ve lo consiglio. Per chi dovesse avere Prime Video, è proprio di Amazon il film. Ripeto, è divertentissimo, dura 1 ora e 40 circa, però veramente volano. È quell'action trash che tutti cercano. E niente, questo era un diario, appunto, fatto un po' di getto così perché volevo parlarvene. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Buona giornata a tutti.